in compagnia di Franco Levi qui a questo comitato nazionale. Franco, che non so, la prima volta che fai parte di un comitato, no, forse no, però... Il 9 maggio 2014 io compio 70 anni. Ed è stata quella spia che si chiama Emma Bonino a dire a George Soros che io sono nato nel 1944. Per questo George Soros dice il 1944 è l'anno più bello della mia vita. È stato l'anno più terribile nella storia dell'umanità, ma c'era almeno quella luce in fondo al tunnel, sono nato me. Perfetto, Franco. Allora, è cominciato questo comitato con un coup de théâtre, possiamo chiamarlo. Hai tirato fuori i soldi della quota del compagno Marco Belelli, che altrimenti sarebbe decaduto. Quindi in qualche modo Marco Belelli ti ha incaricato di fargli l'iscrizione appunto per conto suo. Poste Italiane, che vuole risolvere il problema salvando gli aeroplani, quando invece con la levitazione magnetica ci bisogna minga aeroplani, né per l'Italia né per Poste Italiane. Marco Belelli lo sa, e lui appunto con quel casus mundi che è il tramonto del mondo, quello che io chiamo levitabile massimo fini mondo, quelli lo vogliono inevitabile. Sapevo che Belelli voleva assolutamente rinnovare l'iscrizione, infatti l'aveva rinnovata, ma le Poste Italiane, sai, col banco posta un po' lento, non erano ancora arrivati. Allora, così non hanno cancellato. Poi si sono parlati per telefono lui e Valerio Federico, e sulla parola per telefono Valerio ha giustamente creduto a Marco Belelli, che ha detto: ma guarda che io ho mandato 200 euro per intanto Radicali Italiani, al che Valerio Federico, che è un ragazzo onesto, è corso a ridarmi 70 euro che io avevo dato così sulle ali della telepatia, che sempre meglio della telefonia. Franco, volevo sollecitarti su uno dei tuoi temi storici, partendo da una tua affermazione che non è provocatoria, diciamo è così, fa un pochino di colore, però non è provocatoria, secondo me, che è quella: le scorie chimiche tutte quante portate a Bergamo, perché c'è la polemica adesso delle scorie chimiche, no, delle scorie chimiche, delle armi chimiche sottratte ad Assad, che vanno a Gioia Tauro. Perché questa tua, diciamo, affermazione? Piano, a Gioia Tauro devono arrivare le armi chimiche della Siria assadanata, e lì urge fare impianti rossi per il reflu petrolio, che trasformano quasi tutte le scorie in idrocarburi, ma non quelle radioattive, non le scorie nucleari, quelle vogliamo in casa mia, yes, just in my yard. A Bergamo vogliamo anche un po' di impianti refluo petrolio per le ecoballe della Lombardia, e ce ne vuole uno di impianti ogni 200.000 persone, un impianto da 13 moduli, sperando che Har Husser, l'Andrea Rossi, abbia adesso presto sistemato tutto per il lancio del ECAT, che sarebbe Energy Catalyst, cioè il catalizzatore d'energia fusione fredda, da lui implementato, come dicono le persone colte, e allora possa tornare a pensare tanto al refluo petrolio. Bastano le ecoballe di Campania per dare all'Italia gli idrocarburi per 3 anni almeno, e poi ci sono le ecoballe della Val d'Aosta, del Triveneto, delle Marche, del Lazio. Ogni malagrotte, abbiamo almeno 1000 malagrotte in Italia, ci bisogna qualche impianto per il reflu petrolio, che però non risolve i problemi delle scorie nucleari. Quelle le voglio tutte in casa mia. Sopra Bergamo c'è Valgoglio, sopra Valgoglio 2000 metri
c'è la frazione Novazza e lì c'è l'enorme caverna di Ali Baba, che Dio ha fatta prova di radiazioni in entrata e in uscita. Lì si possono stipare tutte le scorie nucleari radioattive da tutto il mondo, c'è posto, basta ed è ideale. E ogni giorno si porterà coi robot e coi saliscendi dei ristoranti e degli alberghi un cucchiaio di merda atomica a valle in via dei Cagnana, l'università, nell'ufficio del professore Emilio Spedicato, dove i narghilè Eckhart di Har Husserl Andrea Rossi possono trasformare tutte le scorie radioattive, tutte le scorie nucleari, tutti gli elementi radioattivi, quelli che non possono essere tirati fuori e usati come il cesio o il cobalto per curare le persone, quelle che non possono essere utilizzate come traccianti atomici si possono scindere, fendere senza reazioni a scatena fino a trovare un isotopo non radioattivo. Quindi noi possiamo trasformare la merda in oro e quindi io in casa mia a Bergamo, nella bergamasca, noi bergamaschi e bergafemmine vogliamo soltanto le scorie peggiori. Quelle migliori, non radioattive, beh, a noi va bene quelle che abbiamo tra Milano, Bergamo, Brescia, in Lombardia, lì qualche impianto Rossi, così poi Andrea Rossi, Har, potrà occuparsi finalmente ancora della batteria. La batteria di Har Husserl Andrea Rossi, un bravissimo musicista, e suona la batteria in modo meraviglioso e potremo tornare anche a avere un po' di bella musica. La banda dei banditi, la banda Har. Franco, siamo in chiusura. Volevo che tu dessi qualche riferimento a tutte queste cose che tu dici da tempo e le hai scritte, stanno anche online, da qualche riferimento, titoli, editori, siti e così via. Intanto devo riuscire a fare la nuova edizione del libro Demo Rivolta Giudaica, ma adesso il mio computer è tutto pieno di virus più che mai, spero che qualcuno venga a aiutarmi a sistemarlo. Detto questo, se tu vai su Google Groups, Comitato Nazionale Radicali Italiani, c'è la risposta a Mina Welby: rischio enorme, guerra nucleare per Casu, è tutta colpa di Casu Antonella, e lì le rispondo, dico una mina volante dentro il Vesuvio e le je sens fait, rien ne va plus. È proprio quello che vogliono i menagrami, quelli che l'evitabile massimo fini mondo vogliono inevitabile, ma noi con la levitazione magnetica a Napoli, a Roma e dappertutto possiamo superare tanto il rischio Vesuvio, meglio la levitazione del TAV e della metropolitana, e sopra il grande raccordo anulare facciamo la levitazione magnetica Maglev e abbiamo superato tutti i problemi, perché tutto può essere fatto anche con gli accorgimenti per evitare le barriere architettoniche per i diversamente abili. Purtroppo resta il problema dei diversamente onesti, sempre in agguato. Perfetto, Levi, ti ringrazio, e a questo punto lanciamo un appello in rete a chi possa dare un aiuto a Franco per eliminare i virus dal suo computer, che è un Mac. Sapete come raggiungerlo in qualche modo, se qualcuno si mobilita saremo... Levi, @tiscali.it. D'accordo Franco, però la chiusura qual è? È sempre? Viva l'Inter, viva l'Atalanta, viva i nerazzurri, anche il Latina è nerazzurro, anche l'Imperia e poi ci
ci sono i bianco-azzurri, che sono i colori di Lazio, Israele, Grecia, e la Grecia è stata rovinata dalla Russia putiniera, che racconta ti hanno rovinata, cara Grecia, gli ebrei, gli europei e gli americani. No, i putinieri. Putin è il boss del Narcos Colombia. Grazie Franco. Ciao.